a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi vi mostro come preparo dei biscotti al burro farciti con la Nutella. Gli ingredienti che ci occorreranno per la frolla sono 200 g di farina 00, 125 g di burro morbido, 40 g di zucchero a velo, un uovo intero, un pizzico di sale e 15 g di cacao amaro in polvere. Ci servirà anche un pizzico di lievito per dolci. All'interno di una ciotola vado ad inserire la farina, lo zucchero a velo, metto anche il cacao amaro in polvere e vado a mescolare questi ingredienti secchi. Adesso aggiungo un pizzico di lievito, giusto un pochino. Così, un pizzico. E anche un pizzico di sale. Mescoliamo. Aggiungo il burro. Burro a tocchetti. Lo inizio ad impastare. Dopo aver ottenuto questo risultato, vedete, un composto sabbioso, vado ad aggiungere l'uovo. E adesso impasto fino ad ottenere una palla. Trasferisco tutto sul piano di lavoro e lo finisco di lavorare qui sopra. Siccome la frolla risulta un po' morbida, vedete, metto un altro po' di farina. Questo dipende dalle uova. Ok, adesso è perfetta. Formo una palla, copro con pellicola trasparente e faccio riposare all'interno del frigorifero per 30 minutini. Trascorsi 30 minuti, tiriamo fuori la frolla dal frigorifero. Sul piano di lavoro mettiamo un foglio di carta da forno. Tolgo la pellicola e metto un pochino di farina sul piano. Adagio la frolla. Metto un altro pochino di farina e adagio sopra un altro foglio di carta da forno. Con il mattarello vado a stendere la frolla. Lo spessore non deve essere né troppo sottile e neanche troppo grosso. Dopo averla stesa, prendiamo un coppapasta. Io utilizzo questo qua. Se avete la formina già quella a forma di luna, utilizzate quella. Adesso vado a creare tanti cerchi. Dopo aver creato tutti questi cerchi, togliamo la frolla in eccesso. Ovviamente la frolla in eccesso la rimpastiamo nuovamente e formiamo poi tanti altri cerchi. Con questi cerchi che abbiamo ottenuto, possiamo fare o lasciarli in questo modo, oppure, come farò io, andrò a creare delle mezzelune. Sempre con il coppapasta rotondo.
Vedete, vado a creare delle mezzelune. Ovviamente dobbiamo cercare di farli uguali perché poi i biscotti andranno messi uno sopra l'altro. Potete fare anche gli occhi di bue, quindi uno lo lasciate intero e uno andate a fare il buco al centro. Così. Forno a 180 gradi, forno ventilato e preriscaldato, e il tempo di cottura ve lo dico alla fine. Scorsi 15 minuti, i biscotti sono pronti. Adesso li lascio raffreddare completamente. I biscotti si sono raffreddati. Ho messo quello chiuso sotto, quello bucato sopra. All'interno della sac à poche ho messo la Nutella. Adesso vi faccio vedere come devono essere farciti. Dopo aver creato un foro nella sac à poche, vado a mettere la Nutella sopra. Ho Dopodiché metto l'altro biscotto sopra, vedete così. Premo leggermente. Ok, faccio la stessa cosa con tutti gli altri. Ho Dobbiamo fare in questo modo. Così. E poi andiamo ad adagiare il biscotto aperto e premiamo. Così. Adesso prendiamo le codette al cioccolato e le mettiamo sul piano di lavoro. Dobbiamo prendere ogni biscotto. Vedete che io ho fatto fuoriuscire un pochino la Nutella. Andiamo a cospargere solamente i laterali. Così. Dopodiché adesso per dare un tocco in più mettiamo a metà del biscotto un foglio di carta da forno e andiamo a decorare con lo zucchero a velo solo su metà biscotto. Così. La stessa cosa con la luna. In questo modo, vedete? E i miei biscotti al burro sono pronti. Guardate che sono belli, sono friabili. Adesso tocca a voi replicare la mia ricetta e fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate.